Al telefono con noi oggi Alessandra Casali. Ciao Alessandra. Ciao, eccomi di nuovo qua. Parliamo subito dello spettacolo che si terrà venerdì 4 settembre al complesso monumentale del Castello Procaccini di Chignolo Po. To be Provence, questione di feeling o di tacchi. Tu sei una delle organizzatrici insieme a Paola La Rocca. Puoi dirci qualche news aggiuntiva rispetto a quello che ti ha anticipato Manuel la scorsa settimana? Qualche segreto, qualche sorpresa? Cosa dobbiamo aspettarci? Allora, no, io segreti non te ne posso raccontare perché sennò i tacchi me li danno in testa e quindi non è che posso venirti a raccontare più di tanto. La mia socia Paola, che ascolterà questa intervista, lei si defila sempre perché lei interviste non ne vuole rilasciare, però a dire il vero è in vacanza, quindi buone vacanze Paolina. Ci vediamo, cerca di essere qui per il 4 però. Ma cosa ti posso dire? È uno spettacolo particolare. Dirti che sappiamo molto, non sappiamo molto nemmeno noi, perché vabbè, anche noi vogliamo un po' la sorpresa di questa cosa. Quando ci è stato proposto appunto di aiutare l'organizzazione, insomma, di promuovere questo spettacolo, io e Paola ne siamo rimaste entusiaste perché comunque è una cosa nuova. È una cosa diversa, sono nuovi personaggi, perché nuovi tra virgolette ovviamente, però diciamo che forse riusciamo a vedere Manuel in una veste diversa, conosciamo Valentina De Paoli che io personalmente non conoscevo e quindi adesso sono molto felice di conoscerla. Sono felice di vedere questo spettacolo perché so che sarà veramente qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, perché non sarà un concerto, non sarà un musical. È praticamente una specie di viaggio nell'universo maschile, nell'universo femminile, attraverso canzoni, attraverso parti recitate. E quindi sarà una cosa un po' unita allo spettacolo teatrale, si può dire, musico, un concerto, insomma, un po' più di tutte queste cose, prendendo sempre il meglio di una di queste. E poi vabbè ci sarà sempre il nostro immancabile Gio, perché Tortorelli. ormai noi senza Gio Tortorelli non facciamo più niente, la nostra Che farà la parte del è la divino, nostra voce Paola. guida, Farà la parte del divino? farà la parte, boh sì, del divino, adesso dirti esattamente non lo so, però so che appunto come ti dicevo non è proprio un concerto dove ognuno canta una sua canzone, c'è comunque un percorso che viene seguito e lui è inserito in questo percorso. E ci sta, non so, nemmeno io che cosa ci proporrà, sicuramente qualcosa di bello, perché tutto quello che arriva da Gio è sempre entusiasmante ed è sempre bello. E poi abbiamo avuto quest'idea di fare in modo che una parte dello spettacolo venga coreografato da questo gruppo di ballerini che fanno parte della scuola di danza, Spazio Danza di Lodi. E niente, siamo contenti perché è una cosa aggiuntiva, una cosa in più che sicuramente darà colore, darà risalto a tutto lo spettacolo. E poi vabbè, c'è sempre la magnifica cornice del Castello Procaccini, che vabbè, anche questa non si smentisce mai, sperando che il tempo regga, insomma, che non faccia particolarmente freddo, soprattutto che non piove, quindi poter utilizzare il cortile. Se no ci sarà la sala interna, che è comunque una sala maestosa, molto bella. E utilizzeremo quella nell'eventualità non dovesse esserci bel tempo, quindi comunque lo spettacolo si farà, state tranquilli. Dovete solo venire, venite, 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 venite a vedere finalmente qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Qualcosa di originale che appunto cantato e recitato. Qualcosa di originale, questione di feeling o di tatti oppure di diavolerie, quello che Ci sarà anche tanta improvvisazione, immagino. No, improvvisazione no, perché almeno non penso, nel senso che comunque Manu e Valentina ci stanno lavorando da diverso tempo. Però allora, questo qui è forse la cosa che non è emersa bene, che questa è una vera e propria prima. Cioè questo spettacolo poi verrà portato in giro. Loro hanno scelto la cornice del castello perché appunto Manu era stato ospite della serata di maggio, gli era piaciuto e quindi era proprio la cornice ideale per il tipo di spettacolo che loro stanno portando avanti. Però poi ci saranno altri, li porteranno in giro, quindi se non ho capito male ci sarà sicuramente una serata a Roma, stanno preparando qualcosa sulla Sicilia. Quindi è uno spettacolo che verrà portato avanti, io spero che abbia tanto successo perché credo, e poi c'è qualcosa che ci sarà anche molto da ridere, onestamente. Secondo me scopriamo Manuel così in una veste diversa, Sì, non è Manuel ha detto male. che il rapporto tra uomini e donna sarà divertente.
Sì, ecco, non è la solita cosa molto drammatica, come dire, di uno strappalacrime. No, no, ci deve essere una cosa, ci sarà una parte sicuramente più romantica, come tutti i rapporti uomo e donna, una parte un po' più poterina, una parte più divertente. Insomma, secondo me è da venire a vedere e scoprire. Quindi vi aspettiamo numerosissimi al Castello Portacini, anche perché, insomma, solo il castello merita, anche solo per vedere il castello di sera. Ormai è la nostra cornice di tutti i nostri eventi, appena possibile l'aspettiamo, poi vabbè, siamo sempre molto felici. L'associazione del degli amici del castello ci accoglie sempre molto volentieri quando portiamo avanti queste iniziative. Però quest'anno abbiamo avuto anche la collaborazione della Proloco, il signalo so che ci ha aiutato veramente tanto per tante cose, la pubblicità piuttosto che alcune cose che possono essere logisticamente parlando, insomma è uno spettacolo pieno, c'è tante cose, sicuramente chi viene non esce pentito, sicuramente non può dire che fisco, questo assolutamente non lo può dire. Senti, Lu Casali e La Rocca ti sta preparando qualche altra sorpresa per quest'anno o per il 2016? Allora, il duo Casali e La Rocca, di idee ne avrebbe tante, come già ti avevo detto. In realtà ne avevamo una in cantiere molto, 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 molto bella, che quest'anno però assolutamente non si può fare, perché il duo Casali e La Rocca è sempre disponibile. Purtroppo, dall'altra parte, gli artisti, per fortuna loro, hanno parecchio lavoro e quindi riuscire ad avervi per una serata è difficile, è veramente difficile, sta cominciando ad essere veramente difficile. E quindi ecco, è una cosa che non riusciamo a programmare per tempo, una cosa che ci stiamo pensando, abbiamo già preso contatti, tutti sono tutti disponibili, piacerebbe a tutti fare questa cosa, però non si sa quando. E quindi quando lo saprete faremo un'altra intervista e ti saprò dire qualcosa di più, però siete un duo di parola, perché comunque oltre allo spettacolo che avete fatto l'anno scorso poi ne avete fatti altri, quindi non è che è una cosa nata e morta là, ecco, voi avete portato avanti il vostro programma. Sì, diciamo, guarda, voglio proprio peccare di presunzione, lasciami peccare di presunzione e dire che abbiamo aperto una strada per quanto ci riguarda, per alcune cose, perché vabbè, l'evento il primo nostro evento di l'anno scorso è stato veramente molto bello, se ne parla ancora adesso, siamo veramente felici che la gente lo abbia recepito bene. E che sia stata bene, ecco, che sia stata una serata in cui la gente è stata bene, al di là delle persone che hanno cantato, che vabbè sapeva, no? Comunque le cose ne fanno anche in altre, però è stato proprio il tipo di serata che è riuscita bene, dove la gente è stata contenta, dove si è sentita a casa sua, si è sentita bene, quindi una serata riuscita anche sotto questo punto di vista, che era quello che ci tenevamo di più forse. Al di là, perché vabbè, chiaramente quando tu hai su un palco un Gio Tortorelli, un Luca Giacomelli Ferrarini, sai già che la serata non può essere un flop di sicuro. No. Però sai, riuscire a creare l'atmosfera giusta, le persone giuste, il clima, a parte il freddo che c'è stato, vabbè, però l'abbiamo superato brillantemente, perché veramente, non lo so, io ho sentito molto calore quella sera a livello proprio umano, di affetto e... No, di riuscita della serata. Una serata davvero indimenticabile, davvero. Ecco. Poi con la scenografia c'è tutto, ti resta negli occhi. Sì, poi c'era stata veramente tanta, tanta gente, perché avevamo più di 200 presenze abbiamo avuto quella sera. E quindi non è stata una cosa da poco. E poi vabbè, ci sono state le altre, sicuramente, magari meno con meno presenze, ma con uguale affetto, credo, con uguale calore di partecipazione, affetto, eccetera. Quindi mi piacerebbe, a noi a Paola piacerebbe, ecco, che tutte le serate fossero più o meno su questo tono, no? Che indipendentemente dall'artista che si esibisce in quel momento, che può avere il suo seguito più o meno, eccetera. Però l'idea di creare proprio una questa atmosfera, non so se mi sono capita, mi sono fatta capire, questa atmosfera, insomma, dove chiaramente se uno sa che io e Paola abbiamo organizzato una serata, sa già che sarà una serata con un certo imprinting, sicuramente non fine a se stessa. E noi per il momento lo facciamo sempre con un tanto cuore, perché poi non arriva altro, però tanta soddisfazione molto a livello personale.
sono felice di questo, basta. Però boh, ecco, ti dico adesso, dirti se c'è, come ti dicevo anche l'altra volta, cose in ballo ce ne sono tante, e se ci piacerebbe fare, noi veramente siamo un'esplosione di idee, cioè tra il dire e il fare, che mi mette una serie di problemi, una serie di cose che diventa difficile, però dai, mai dire mai, vediamo, dai. Allora, rinnova pure l'invito. Allora, io vi aspetto tutti quanti, ma tutti, al castello Procaccini di Pignolo Po, Pavia, il 4 settembre alle ore 21 inizia lo spettacolo. C'era una cosa che avevamo pensato, se qualcuno aveva difficoltà a raggiungere il posto da Milano o da Piacenza o da Pavia, di poter fare una specie di navetta. Ci sono solo 6 posti disponibili, perché vabbè, è una cosa che viene fatta appunto in collaborazione con la Proloco di Pignolo Po, però aveva messo a disposizione questa piccola navetta, quindi chi volesse partecipare, dice io posso arrivare a Pavia o Milano, magari si mette in contatto con noi tramite la pagina dell'evento, eccetera, scrivendoci al nostro indirizzo mail ellie.ellielive@gmail.com e ci può chiedere le informazioni, possiamo vedere di riuscire a fare in modo che potete partecipare a questa serata. Chiaramente la navetta sarà andata e ritorno, quindi, però in base a quanti siete, se riusciamo a metterla in piedi, ne possiamo parlare, insomma c'è anche questa possibilità. Se no comunque il castello è sempre facilmente raggiungibile, nessuno ha mai avuto difficoltà a raggiungerlo, quindi non lo so, vi aspetto, venite numerosi, sarà sicuramente una bellissima serata e potete dire io c'ero, ho visto una cosa nuova, ho visto una cosa diversa, che ne valsa veramente la pena. Infatti sono stati contento anche Manuel e Valentina, che ci hanno lavorato tanto a questo spettacolo, davvero, con tutto il loro cuore. Sì, bene, anche una prima, quindi bisogna esserci per forza, ecco. Sì, sì, poi vabbè, insomma, Manuel adesso è stato protagonista di Canto a Roma di Canterville, del Conte di Montecristo, con la regia di Gino Landi, che non è proprio, insomma, no, l'ultimo arrivato, ecco. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di performance, insieme sempre a Valentino, ovviamente, stiamo parlando di performer che cominciano ad avere un livello un po' alto, di pubblico e insomma di esperienza, quindi io voglio dire vale sempre la pena vederli crescere, ecco, e veramente li speriamo che questo sia veramente poi un trampolino per tante altre esperienze future. Alessandra, io ti saluto, ti ringrazio. Beh, estendi il saluto e il ringraziamento anche alla Paola. Certo, senz'altro. E al prossimo appuntamento. Sì, dai, speriamo di avere notizie da darti. Ma sicuro, fiduciosa. Va bene, ok, grazie Roby, grazie a te, grazie a te. Ciao, ciao, ciao.